per la presenza questa sera tra bambini e famiglie e cari, siete veramente un furto pubblico. Questa sera festeggeremo tutti quanti insieme la chiusura dell'anno scolastico con questi splendidi ragazzi dell'indirizzo musicale. Ci saranno due appuntamenti, il primo adesso con l'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci, a seguire quello l'Istituto Comprensivo Matteotti. E alle 19 vi saranno le altre scuole di Aprilia, perché questa è un'occasione che il comune di Aprilia, in collaborazione appunto con tutte quante le scuole, ha offerto alla città per festeggiare e celebrare gli 80 anni della nascita e della fondazione di Aprilia. Senza che mi dilungo in ulteriori parole, volevo subito chiamare sul palco il sindaco, il primo cittadino Antonio Terra e l'assessore Barbara Liscia. Gli onori di casa dovete farli voi, io sono di troppo. Vabbè, tu sei bravo, intanto buonasera a tutti e niente, abbiamo pensato di festeggiare l'80esimo così con i nostri ragazzi, con le nostre scuole, con le nostre associazioni, quindi questo è uno dei tanti passaggi che stiamo facendo in questa città, abbiamo iniziato da più di un mese, quindi domani e dopodomani avremo due giornate ricchissime, quindi ci è sembrato bello festeggiarlo con voi, insieme a voi, perché siete bravi, abbiamo delle scuole veramente che sono delle eccellenze e quindi niente, noi dobbiamo fare solo un grande augurio a questa città, ce l'abbiamo bisogno e ce l'hanno bisogno i nostri cittadini e adesso godiamoci questo bello spettacolo perché io qualcosa già ho visto e quindi sono veramente bravi, complimenti a tutti. Dunque, buonasera a tutti ragazzi e ai vostri genitori. Benvenuti, un'altra bellissima occasione da spendere insieme per festeggiare questo compleanno, questo 80 che vedo intanto sui vostri cappelli. Un altro appuntamento importante con le scuole perché insieme a voi facciamo comunità, noi ci sentiamo insieme a voi una grande famiglia e per questo motivo l'amministrazione ha voluto proprio dedicare un pomeriggio intero alla vostra creatività. E quindi ci è sembrato proprio giusto, insomma, onorare questo 80esimo della fondazione insieme a voi, perché le scuole di Aprilia, appunto, come diceva il sindaco, sono capaci di cose meravigliose, cose che sono in realtà spettacolo, no? Non soltanto buoni voti a scuola, ma proprio tanta arte, poesia, musica, teatro, fate tantissime belle cose di cui noi facciamo scorta ogni volta che partecipiamo alle vostre iniziative. E quindi dopo una bella mattinata intensa, perché chi stamattina era insieme a noi per le prove sa che è stata dura, infatti ringraziamo intanto anche i tecnici che sono stati gentilissimi a nostra disposizione, perché la serata insomma, è bella ricca e particolare, insomma intensa e varia. Un grosso in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si esibiranno in questa prima parte di pomeriggio. E vediamo poi, sindaco, se questi ragazzi saranno bravi, vediamo di suggerire presidi di promuoverli, altrimenti non lo so, chissà, voi che dite? No, scherzo ragazzi, in bocca al lupo, intanto buon divertimento a tutti. Facciamo una cosa, sindaco, prima che ci allontaniamo, intanto ringraziamo Dora che si è proprio prestata per questo bel pomeriggio. E vorrei intanto chiamare insieme a noi il dirigente scolastico dell'Istituto Antonio Gramsci, la dottoressa Maria Nostro, e se posso voglio invitare anche Gabriella Vescovi, la referente dell'indirizzo musicale, una colonna forte e importante dell'Istituto Giacomo Matteotti. Non vedo, intanto passo la parola alla preside Nostro, grazie. Grazie a tutti, grazie al signor sindaco, grazie a Francesca Barbareccia, all'assessore, una bella scommessa, ha lavorato tanto, davvero un grande applauso già soltanto per quello che ha fatto prima. E si esibiranno, credo, complessivamente, non so, stiamo parlando di 5-6 scuole, quindi nell'arco della serata saremo tanti. Niente, un ringraziamento, ecco la presenza Sganga, sì. Salve. E un ringraziamento allora ai nostri ragazzi, ai docenti, alle famiglie, al personale amministrativo,
E comunque io la chiamo sempre una macchina da guerra, riuscire a organizzare tutto. E i nostri ottantenni, eccoli qua, apriranno semplicemente con quello che è stato diciamo, il gruppo dei ragazzi di Quinta per la sfilata del Carnevale, tutto dedicato comunque alla nascita di Aprilia. Io stessa qui ho cercato di far partecipare anche alla scuola dell'infanzia, anche se il rondino è nato nella scuola media, ma è un personaggio che ci accompagnerà nello studio della città di Aprilia, nella conoscenza della città di Aprilia. E subito dopo poi sentiremo i nostri ragazzi dell'indirizzo musicale. Con la Matteotti abbiamo tanto piacere di stare insieme stasera, e la musica unisce e non divide assolutamente. C'è sempre stato un travaso fra Gramsci e Matteotti, fra tutti i progetti che ci hanno messo comunque sempre in comune, ci hanno visto sempre in comune. E quindi ci siamo divisi oggi gli strumenti, l'organizzazione, quindi io ringrazio i docenti che hanno collaborato. Purtroppo noi abbiamo stasera un problema con il nostro docente di violino, che insomma ha avuto un problema personale piuttosto serio, e comunque, come vedete, i nostri musicisti si sono subito dati una mano, quindi il maestro Di Lelio dell'associazione Camer Music, che credo comunque è conosciutissimo da noi, il nostro ragazzo comunque, e ha dato una mano nell'accordatura. Quindi come vedete c'è uno spirito di collaborazione fra le due scuole. Ecco, penso che farà piacere a tutti. Vabbè. Allora, buon ascolto. Passiamo la parola invece alla professoressa Sganga per l'Istituto Matteotti. Buonasera a tutti, io porto il saluto del dirigente scolastico che si rammarica di non poter essere presente in quanto febbricitante e mi ha pregato di sottolineare l'impegno che i ragazzi e tutta la scuola mette affinché tutto venga realizzato nel migliore dei modi. Condivido in pieno le parole della preside nostro, scusate l'emozione. C'è sempre stata collaborazione tra le due scuole e non mi dilungo, andiamo ad ascoltare sia il coro junior della Matteotti che l'orchestra successivamente alla Gramsci. Grazie. Bene, quindi sì, prego. Allora, iniziamo la manifestazione che ha come tema appunto l'ottantesimo, i festeggiamenti dell'ottantesimo con la scuola, l'Istituto Gramsci. Allora, io non vorrei, vorrei spendere due parole per loro perché comunque provengo da questa scuola, ho fatto anch'io, come qualcuno qui in sala, gli studi presso la Gramsci e quindi sento forte questi ragazzi e questa orchestra. Spero che insomma iniziative di questo tipo si possano ripetere, almeno parlo personalmente. Il programma inizia per quanto riguarda l'Istituto Comprensivo Antonio Gramsci con questi piccoli ottantenni qui che ci faranno una bellissima esibizione e sono le classi quinte della primaria Marconi che canteranno una rivisitazione della canzone di Max Cazè, La vita com'è, però la rielaborazione a cura delle maestre. Hanno, come potete vedere, delle magliette che riproducono il logo del nuovo consorzio nascente dei produttori locali che risplende sui monumenti della città, la chiesa madre e la statua di San Michele. Buon ascolto. Oh,
stati bravissimi e bellissimi. Allora, adesso continuiamo proprio con l'orchestra dell'Istituto Comprensivo Gramsci. Vi elenco tutti i brani che andranno a fare. When You Believe di Stephen Lawrence Schwartz, tratto dalla colonna sonora del Principe d'Egitto, e chiuderanno con Can't Take My Eyes Off You di Crew e Gaudio. Le trascrizioni sono opera del professor Pozzella e della professoressa Volpi, Folchi, e la direzione questa sera è data alla professoressa Elena Folchi.